Cavavino. 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 Di Cavavino. 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 È ufficiale, dal 9 all'11 dicembre prenderà il via la seconda edizione di Cavavino, l'evento enogastroculturale organizzato dall'associazione Cava Sviluppo. Una 3 giorni dedicata al frutto di Bacco e non solo, che dalle ore 18 alle ore 22 animerà il borgo porticato di Cava dei Tirreni. Cava Sviluppo inizia questo percorso, questo secondo evento di Cava Vino, un evento che dedica al vino e alla sinergia sempre tra le imprese, ovviamente è qualcosa che fa parte di Cava Sviluppo e come tutti gli anni il ricavato andrà in beneficenza. Forse ci sarà un percorso per non vedenti, quindi una sorta di bastone elettronico con un auricolare, e questo percorso praticamente aiuterà i non vedenti a capire dove si trovano. Siamo giunti alla seconda edizione, l'anno scorso abbiamo voluto fortemente questa iniziativa e abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte di tutte le associazioni cittadine, non solo, anche da parte delle associazioni proprio che si occupano del settore vinicolo. Quest'anno speriamo che vada almeno come l'anno scorso, anzi noi ci auguriamo che vada molto meglio e che ci sia un'affluenza di gente tale da permetterci di essere positivi anche per l'anno prossimo. Lampane era presente già nel 2014 con la prima edizione e siamo stati invitati anche quest'anno, anche perché con Cava Sviluppo abbiamo fatto un protocollo d'intesa e quindi saremo sempre presenti in ogni manifestazione che Cava Sviluppo porterà a Cava. L'anno scorso ci siamo impegnati a controllare tutti i banchetti che saranno messi lungo i portici e abbiamo certificato la somma, cioè gli incassi finali. Sì, è un evento importantissimo, è una cosa nuova per Salerno e per Cava. Cava si presta a queste iniziative e penso che sicuramente è una manifestazione che col tempo crescerà sempre più. Noi nell'occasione presenteremo una nuova linea di prodotti, perché la cantina nostra, la cantina di Solopaca, è composta da 600 soci, quindi abbraccia tutta la zona del Beneventano e una parte dell'Avellinese. Avremo proprio il piacere di presentarla per l'occasione. La ceramica, diciamo che è l'elemento portante, a parte di quello che la rappresento, ma anche una forte realtà del territorio. In effetti io ho voluto fortemente questo progetto, sposato dagli imprenditori di Cava Sviluppo, che abbinato a questa manifestazione Cava Vino ha avuto modo di concretizzarsi. L'opera è un arbitro molto semplice, molto scarno, cioè che rappresenta la tradizione e basta. È una struttura in ferro zincato che avrà degli alloggi per ospitare queste mattonelle in cotto artigianali che verranno decorate singolarmente, e poi all'interno queste mattonelle, diciamo, avranno il compito di far fuoriuscire una luce che viene dall'interno, poi il tutto viene illuminato da un'illuminazione esterna ed è alto 3 metri con una base di 2 metri per 2 metri. Vi aspetto tutto il 9, il 10 e l'11 dicembre.